Siamo allo stand della Browning con l'amico di vecchia data, Christophe, che ci illustra sempre le novità o tutte quante le cose particolari che questa magnifica casa americana con la base Aerstal in Belgio riesce a produrre per soddisfare i cacciatori e i tiratori di ogni livello. Oggi parliamo di questa carabina, il modello è la X-Bolt Pro Carbon, però nella versione carbon. A questo punto cederei proprio la parola a Christophe, il quale ci mette a giorno di quelle che sono le particolarità di questa bellissima arma, che ha due pregi fantastici: uno, la leggerezza; due, la precisione. Pronti? Sì. A te, Christophe. Allora, se oramai la X-Bolt non è un prodotto nuovo che conoscete, qui abbiamo una versione con una calciatura fibra al carbonio. Non è un semplice rivestimento come si vede molto spesso, è un vero calcio di fibra al carbonio con dentro un'iniezione di schiuma poliuretane che permette di assorbire e di evitare sia un suono poco gradevole al tiro che delle vibrazioni. Oltre a questo, all'interno abbiamo un doppio bedding sulla culata, un bedding posteriore e anteriore. Questo permette di sfruttare un peso, siamo su questa carabina a un peso di 2,7 kg, che è un ottimo peso. Le canne vengono tutte, cioè un rodaggio viene effettuato su ogni canna a fin di dare i migliori risultati balistici possibili. In questa versione abbiamo anche una finitura ceracotte che oramai conoscete, di colore grigio, che si abbina benissimo con questa finitura di fibra al carbonio, e poi le solite caratteristiche tecniche che si possono ritrovare su questa carabina con un phaser light, il peso di scatto intorno ai 900 grammi, che volendo può anche essere modificato sempre tramite un professionista, un sistema che anche in sicura permette di aprire l'otturatore premendo quel pulsantino in questo modo. Ecco, e questo sono per le modifiche più importanti che sono state portate su quest'arma. Cosa ci dici di queste ottiche kite? Allora, io soprattutto sono un tecnico sulle armi. Lo so. Quindi sulle ottiche, non da tecnico ma da appassionato stavolta. Da appassionato io riscontro tantissimi un buon riscontro su queste ottiche. Quello che sento di più è l'ottimo rapporto qualità, che la gente si chiede come mai riusciamo a dare questa qualità a questi prezzi, che riguardo alla concorrenza dei prodotti di alto livello siamo su dei ottimi prezzi, veramente. Ecco, un prodotto medio, diciamo questo ad esempio è il più classico, 3,12, anzi è un 2,12,50, quindi sì, con un'estensione di gamma di rapporto 1,6, a che prezzo mediamente può andare al pubblico qui in Italia? Allora, io credo che siamo intorno a 1.300 euro. Okay. E quindi è una cosa buona. Meccanicamente gli scatti, i click sono presi? Sì, ci sono posizioni intermediarie che permettono, sì, di chiudere, cioè di tenere sempre una regolazione quando è al posto, qua spento, qua acceso. Ecco, perché c'è il reticolo anche illuminato questo. C'è il reticolo illuminato anche questo, sì. Okay. Sì, sì. E gli scostamenti quando sono da un quarto di click, immagino? No. Vediamo un pochettino. Un click 0,7, sì, è un quarto, 0,7 mm che sono un quarto di Moa, quarto di Moa, a 100 metri sposta di 7 mm ogni scatto. Benissimo, direi che abbiamo visto questa cosa. Io posso aggiungere che le carabine X-Bolt, ovviamente non del modello in carbonio, ma quelle più tradizionali che ho avuto in prova, e ne ho avute ben più di una,
tutte quante hanno dato dei risultati eccezionali. In particolare io sono appassionatissimo del sistema di scatto, che è veramente una cosa fantastica, anche senza stecker è di una precisione e di una nitidezza incredibile. E poi ripeto, la concentrazione di tiri, ovviamente non si può pensare con una canna sottile così di fare 10 colpi uno appresso all'altro, ma i 3 colpi di una rosata tradizionale sono davvero eccezionali. Direi che ancora una volta la casa di Herstal ha fatto qualcosa di estremamente interessante, a un prezzo interessante e con una tecnologia davvero all'avanguardia. Grazie ancora Cristoforo. Grazie a te. Buon lavoro.